Evidente che la gente poco segue. Il cerchio si stringe sui nomi noti e meno che circolano fra Meteore e quelli che resistono. Oggi quarta votazione per il Presidente della Repubblica, domani dovrebbe essere il giorno della verità. Nel nostro mini sondaggio però i cittadini sono molto demotivati. Sto vomitando, grazie. Perché? I nomi che circolano non ce n'è uno decente. Dovrebbe, ci hanno provato a mettere un pregiudicato, gente che è legata all'alta finanza nel mondo e tutto quanto il resto, un profilo di qualcuno che non sia un politico, che e ne esistono di brave e ottime persone, non viene neanche menzionato, vuol dire che non importa nulla, no? Preferirei una donna, anche come a livello simbolico, quindi credo la Belloni sia una candidata insomma favorevole. Ma guarda, veramente non mi viene in mente niente in questo momento, a parte Mattarella e Draghi, però per il resto non mi viene in mente niente. Certo sarebbe bello se venisse eletta una donna. Guarda, mi fai una domanda che non so rispondere, credimi, non seguo proprio per niente la politica, né io né mia moglie. Mattarella però per esempio lo conosci. Sì, il presidente, quello che fa il discorso a Capodanno, sì. Molti ci hanno detto una donna potrebbe fare la differenza. Io penso che nessuno fa la differenza, non lo so, ti ripeto, pure io non seguo la politica e non credo che cambi qualcosa. Cioè, una persona imparziale ci vorrebbe, veramente che sta da parte di tutti i cittadini e pensa anche al benessere dell'Italia, ma per il momento guardando anche la TV non vediamo nessuno. Perché tanto i giochi li fanno al Parlamento, quindi non è inutile che facciamo fantasie varie. Ma siete tutti così demotivati? Ma anche perché motivati? Lei è motivata, mi faccia capire. Le domande le faccio io però. Okay, vabbè, arrivederci. A me piaceva la Casellati, ma l'hanno bocciata, non so. In alternativa? Anche Cassese, mi va bene. Bersani. Che però mi sembra non circoli in queste ore. Oh no. In alternativa? Dei candidati che circolano, i cui nomi circolano? Nessuno. Perché? Perché non mi piace nessuno. Ma c'è qualcuno secondo lei che può rappresentare il nostro paese? Boh, non lo so, veramente, non lo so. Ma siete tutti così demotivati? Sì, perché ormai siamo stanchi, guarda, di tutto. Non ne possiamo più. Ho sentito che qualcuno ha messo Amadeus e qualcuno Rocco Siffredi. Ma che è tutta proprio una presa, non lo so. Cosa ne pensa di chi ha scritto quei nomi? Non lo può dire, ho capito. Non lo può dire. No come? Tutto evanescente, insomma. I politici sono evanescenti, i politici italiani, secondo lei? Sicuramente, in questo periodo sì, in tutto condivido pure il fatto che ci sia il Covid, altre cose, però rimaniamo sempre sulla stessa barca, remiamo, ma ci fermiamo sempre lì. Per me è uguale, è la stessa cosa, o uno o un altro, non ci vedo nessuna differenza. Io vedo che qualsiasi persona va a comandare è sempre uguale, perlomeno per la classe operaia, io ne vedo sempre uguale. Purtroppo io devo andare via, Stelli. Con rassegnazione, diciamo. Deve lavorare, giustamente. Giusto, se no non si mangia. Tanti quelli non gli danno niente. A mio marito gli ha dato 4 soldi di pensione. Gli ha dato 2 anni di pensione, 1 anno se l'ha ripiato già. Una stronzata che gli dà. Capito? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra.